sembra non riuscire a trovare pace il re del pop, Robbie Williams, nonostante una carriera sempre al top e le gioie familiari, si è sposato nel 2006 con l'attrice Ida Fields e i due hanno due bambini. Dopo un passato buio fra alcol, droghe e dipendenze varie, oggi il cantante avrebbe a che fare con problemi di salute mentale. E, quanto lascia intendere al The Sun, al quale ha rilasciato un'intervista con dichiarazioni spiazzanti, ho una malattia nella testa che vuole uccidermi e quindi devo difendermi da essa, ha dichiarato, a volte mi travolge, a volte è uno strumento del quale ho bisogno per salire sul palco. A volte vivo nella beatitudine ed è meraviglioso. Ma il più delle volte sono umano, con un'esperienza umana e cerco di affrontare le prove e le tribolazioni di ciò che accade tra le mie orecchie. Robbie lotta con una forma di depressione ed ha spiegato di avere a che fare con gli stessi demoni dell'amico George Michael, scomparso nel 2016. A proposito di morte, ha raccontato di averla sfiorata più volte, in particolare nel 2009, per un mix di alcol e pillole, e in definitiva di combattere con le dipendenze dall'età di 19 anni. Robbie ha concluso con buoni propositi per il futuro, affermando di volersi prendere cura di sé molto più attentamente. Pochi mesi fa ha passato 7 giorni in terapia intensiva. I medici gli avrebbero riscontrato anomalie nel cervello, che sembravano sangue, e ha dovuto cancellare le date del suo tour in Russia. Per il cantante anche parlare di questi problemi sembra catartico. In una precedente intervista aveva già confessato di essersi sentito spesso a disagio per la sua depressione, mentre oggi è un problema più riconosciuto e del quale non ci si sente più in imbarazzo a parlare. Conosciamo l'angolo oscuro che abita in noi. L'appello di Franca Leosini su FB. Guarda la fotogallery.